Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi sono con Marco per parlare di un argomento che spopola all'interno della community. Parliamo di un pezzo dell'equipaggiamento che è forse il preferito da chi pratica attività outdoor, il coltello. Esistono tantissime tipologie di coltelli, io non ne conosco quasi nessuna, sono veramente ignorante in materia. Se mi dite coltello, la prima cosa a cui penso è il classico Ovil, il numero 8 che utilizzavo quando ero negli scout. La seconda cosa che mi viene in mente è il Mora Classic. E la terza è lo Shaman, il mio coltello artigianale realizzato da Dario Trifelli. Dopo ve lo faccio vedere. Se non sapete chi è Dario, andate in descrizione. Ecco, questo è tutto ciò che so sui coltelli, nulla in pratica. Per questo non partecipo mai a quelle discussioni chilometriche che vengono fatte sui forum o sui gruppi Facebook. Vere e proprie guerre di religione intorno a dei pezzi d'acciaio. Si parla di forme, dimensioni, tipologie degli acciai, eccetera. Una cosa però ha attirato la mia attenzione: ci sono dei coltelli che costano tantissimo e per questo motivo a tanta gente non piacciono. Molti ritengono che sia inutile spendere svariate centinaia di euro per un coltello, che spesso si paga solo la marca, che lo stesso lavoro può essere fatto con un'accetta da ferramenta e via dicendo. Io non ho mai avuto un coltello costoso, per questo oggi voglio provarne uno, per vedere che effetto fa. Voglio capire cosa spinge appassionati come Marco a spendere cifre da capogiro per delle lame. Ok Marco, mi hai portato quello che ti avevo chiesto? Sì, ti ho portato quello che volevi. Eccolo qui. Questo è l'Extrema Ratio modello Kreyos, coltello da campo, uno dei modelli di punta della casa italiana, disegnato da un noto survivalista di cui non facciamo il nome. No, anche perché c'è sta antipatico, quindi Esattamente, assolutamente. Veramente bellissimo. bellissimo e notevole. Allora, ragazzi, tengo a sottolineare che il coltello non l'ha scelto lui, l'ho scelto io tra quelli che lui mi ha messo a disposizione e l'ho scelto sostanzialmente a caso. Nel senso che l'Extrema Ratio è l'unica marca di coltelli costosa che io conosco, quindi ho scelto questo qua perché era il più grosso. Senti Marco, tu quanti coltelli possiedi? Guarda, al momento più o meno una cinquantina di pezzi. No, non sono tanti per un collezionista, io non sono un Ok, collezionista puro. questo qui quanto costa? Il Kreyos costa poco meno di 400 euro. Ok, quindi insomma è una fascia di prezzo alta. Sì, medio-alta, soprattutto per un coltello da campo così ben fatto, rifinito, con delle notevoli prestazioni. È il più costoso della tua collezione? No, non è il più costoso della mia E qual è il collezione. più costoso e quanto costa? Il più costoso della mia collezione è un Chris Reeve, un coltello americano, Che io non conosco modello assolutamente. in POFU, una tiratura limitata, con una numerazione particolare, più o meno adesso è quotato sopra i 1000 euro. Ok. Però quello è puro scopo collezionistico, una sorta di investimento, insomma. Ok. Questo giusto per farvi capire fino a che prezzi possono arrivare queste lame. Ok, allora adesso vorrei che tu mi insegnassi un attimo come funziona un coltello di questo tipo. Vorrei provare qualche skills Va che bene. vogliamo fare. Allora, guarda, direi in ordine partiamo da chopping. Ok. Separeremo in due un tronchetto di medie dimensioni, Sì. che poi una delle due parti la userai come mazza praticamente per fare buttoning sui tronchetti più grandi. Poi Ok. dai tronchetti più grandi, che faremo almeno in quarti, andremo a provare a fare i feather stick, che mi hai detto tu ami molto. Sì, i featherstick è qualcosa che assolutamente non so fare, quindi No, vabbè, ma sarà No, divertente. Marco, cominciamo col chopping. Sì, chopping per sezionare in due questo tronchetto per ricavarne una mazza da usare durante il buttoning. Ok, faccio un Quindi po' vado vedere. a sferrare i primi colpi, non so se. Vai. Però. Mazza quanto penetra. Ok, Eh sì. quindi abbiamo ottenuto praticamente un pezzo di legno che ci servirà come martello per battere Esattamente. sul coltello per fare il chopping, Il buttoning. no? Il buttoning, scusa, che serve per Sì, sezionare. sezionare verticalmente la legna per creare dei pezzi di legno gestibili da mettere sul fuoco. Ok, vediamo un po'. Allora. Buono. Decisamente. Lavora bene. Sì. Adesso stiamo facendo quelli che si chiamano i quarti, no? Sì, esattamente. Quindi un unico pezzo di legno che viene sezionato in quattro parti. Poi ciascun quarto
a sua verrà... volta può essere separato fino a altri quarti e ottenere i sedicesimi. Ok. Adesso facciamo, simuliamo la punta di un picchetto fatta okay. con un coltello di generose dimensioni che, come vedrete, si fa in realtà in minor tempo. Ok. Aspetta che voglio zoomare un attimo, poggialo. Voglio zoomare per far vedere che hai fatto la punta. Non l'hai fatta tonda? No, ho fatto... l'hai fatta a sezione sì, quadrata, diciamo. Come sì, mai? Sì. Beh, è l'operazione che viene più semplice e spontanea con questo tipo di coltello. Ok. Poi stiamo facendo anche la punta a un picchetto, insomma, un tronchetto abbastanza grande, quindi deve essere qualcosa che tiene tanto e questa probabilmente la soluzione migliore. Sì, forse tiene anche, fa più attrito nel terreno, forse sì, anche un, sì. una forma di questo tipo piuttosto che quella circolare, che è quella sì, diciamo che, classica che viene, che magari penetra più facilmente, però esce anche più facilmente. Passiamo ai feather stick. Allora, adesso andrò a sfruttare la presa avanzata del Krayos. Quindi praticamente hai messo il dito, aspetta, questo incavo che sta sotto la lama. Ok, che è fatto apposta per sti lavori qua. Esattamente, dove così ottieni più controllo nei lavori di fino. Ok. Vediamo un po'. Ma qui ci vanno pure le mani però, eh? devi avere molto controllo. Vedo che non vai giù proprio dritto, cioè lo fai scorrere sì, tipo da destra verso sinistra anche la lama. Sì. Sì. Cioè non vai solo in basso, vai in basso e in contemporanea ti sposti da destra verso sinistra. L'unica accortezza che tengo, ma in realtà come tante altre cose c'è vari modi di farli, tengo il polso fermo. Ok ragazzi, ho preso in mano l'attrezzo. Devo dire che la prima sensazione che si ha quando lo si prende in mano è che per essere un coltello così grosso è molto leggero. In realtà poi mi spiegava Marco che non è tanto questione di leggerezza quanto questione del fatto che è molto ben bilanciato. Quindi mi metto in modo tale da non avere le gambe sulla traiettoria del coltello. Tu Marco, se c'è qualche errore mi puoi anche sgridare da dietro. No, vai tranquillo, sei perfetto. Ok, e utilizzo la presa quella più arretrata. Sì. Non sto assolutamente facendo forza, sto semplicemente sfruttando il peso della lama. Vediamo se si vede, se riesco a farvelo vedere. I tagli sono veramente molto, molto puliti, molto netti, anche perché è affilato come l'inferno. Ammazza come viaggia. Colpisco più in punta, giusto? Sì. Viaggia. Bello, bello, bello.
cercherò di fare quello che ha fatto prima Marco, ossia ricavare la punta di un picchetto in teoria con soli quattro fendenti, diciamo, ben assestati. Ci proviamo. Con soli quattro colpi abbiamo fatto la punta del picchetto. Questo, diciamo, che probabilmente è un risultato abbastanza difficile da ottenere con un coltello invece di dimensioni ridotte. Dunque, l'ultima cosa che ci rimane da fare sono i featherstick. Adesso ci provo, non sono assolutamente capace. Cercherò di imitare, diciamo, il movimento che hai fatto tu prima. Allora, qui che presa devo usare? Quella, devo mettere il dito? La presa più avanzata. Ok, questa, quindi. E per fare i featherstick usa gli ultimi centimetri del filo. Questi qua su o questi? Quelli in basso verso la mano, sì, esattamente. Ok, perfetto. Che se tu noti la lama del coltello lì non è sporca, quindi vuol dire che lì il filo è la parte più intatta di tutte. Sì. Secondo me il meglio di sé questo coltello lo dà veramente sul chopping, su questa operazione qua, perché comunque sia, ripeto, ha un peso contenuto e ha una penetrazione incredibile facendo pochissima forza, quindi non ci si stanca nell'utilizzarlo, a differenza di altri coltelli che mi è capitato di utilizzare altre volte. Vediamo questo grande, questo è veramente enorme. Non mi ricordo se l'abbiamo detto, è legno di nocciolo secco. Un attimo una prova del filo per vedere dopo. Vai. Dopo averci lavorato. Diciamo che ancora viaggia. Ok ragazzi, direi che per oggi può bastare, mi ritengo molto soddisfatto, mi sono divertito tantissimo a testare questo coltello e sono contento di averlo fatto sotto la supervisione di un vero appassionato come Marco. Anche se non rientra nella sfera degli attrezzi che io utilizzo, devo ammettere che è un oggetto esteticamente bellissimo, funzionale,
divertente da usare e soprattutto molto molto valido dal punto di vista della qualità. Io non lo comprerei mai perché a me non serve, ma questo non mi autorizza a dire che sia un acquisto inutile in generale. Ognuno compra in base al proprio gusto, alle proprie necessità e alle proprie possibilità economiche. Ognuno è matto a modo suo e tutti siamo belli per questo, ragazzi, quindi per come la vedo io, meno dita puntate e più condivisione. A questo punto ringrazio Marco per la sua disponibilità e voi per la visione, e ne approfitto, dove sta, per farvi vedere lo Shaman come promesso. Eccolo qua, questo è il coltello che utilizzo io, è microscopico, oddio, non c'è più, dove è finita tutta quella massa di acciaio? Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, come al solito vi invito a lasciare un like, a commentare e ad iscrivervi al canale attivando la campanella. In descrizione trovate tutti i miei profili social, andateli a visionare, dopodiché state bene e ci vediamo ad un prossimo video.